Buonasera, di nuovo insieme con Bocce Forum, due New Entry per la trasmissione, il presidente del comitato, Verbano Cusi Ossola, che abbrevieremo con VCO per essere più comodi, il presidente Mauro Covini, buonasera. buonasera. E buonasera, responsabile del settore giovanile, sempre del comitato VCO, Pier Giorgio Trisconi, buonasera. buonasera. Giorgio. Presidente, partiamo da te, ci diamo del tuo, eh, come sì, facciamo sì. anche prima della trasmissione. Come sta andando il comitato? Parlavamo appunto prima uh, al di là delle telecamere mi sembra che il bilancio sia positivo. Sì, noi siamo un comitato decisamente attivo, noi siamo, ci siamo rinnovati a, a maggio dell'anno scorso, eh, il, il gruppo del comitato, è stato, il consiglio è stato rinnovato praticamente in toto, è rimasto solo la nostra memoria storica e il nostro tutor che è Roberto Alberganti che si occupa del dell'amministrazione, sono entrati la Barbara Burlotto che eh, si occupa degli eventi eh, dell'addetto eh, stampa, poi c'è Sergio Tosi che si occupa del giovanile, eh, Lomazzi Claudia per i ceramenti e i punti, poi abbiamo il vicepresidente perché noi siamo un comitato che ha le due discipline, noi abbiamo anche il volo oltre alla raffa, quindi abbiamo il vicepresidente e gli autori. E si occupa del, del volo nel, in quel di Tomodosso. Sta dando continuità a quello che stiamo dicendo da un po' di settimane quando si è inserito Guido Bianchi eh, al Comitato di Varese: ovvero la soluzione che sto vedendo ultimamente per rinnovare appunto eh, quello che è il movimento delle bocce, quello che è una società o un comitato come in questo caso, di avere una persona per settore per non creare poi confusione no? St delle stesse voci in, una, in un settore solo, ma sia eh, questo poi l'obiettivo. Io eh, ho puntato su questo sistema perché credo che eh, più persone che si occupano di diverse cose riescono a seguirle in modo migliore, eh sì. io ho applicato un po' il, il ragionamento che facevo quando ero, sono stato sindaco per dieci anni e quindi ognuno deve avere sì. le sue, eh, il, suo il suo incarico e deve essere responsabile di quella parte. Eh, noi tra l'altro eh, ci siamo candidati e abbiamo ottenuto l'organizzazione dei campionati italiani juniores eh, che si terranno a, a, in quel di possaccio giocando su tutti i campi, quasi tutti i campi coperti del, del comitato eh, a settembre. E la cosa che su cui abbiamo puntato perché ci siamo resi conto che eh, il nostro movimento si sta ridimensionando purtroppo. Eh, passano gli anni eh, e i numeri sono sempre più ristretti. Quindi eh, abbiamo ritenuto che la cosa migliore sia portare il gioco delle bocce a conoscenza dei più giovani. Una volta era la funzione che veniva fatta dai circoli di paese dove sì. tutti si andavano a tirare due bocce nei campetti. Ora questo non succede più perché un sacco di impianti si sono, sono chiusi e eh, Allora abbiamo pensato di eh, fare, seguire i bambini dalla terza elementare alla quinta andando nelle scuole con eh, il kit della federazione sì. per cominciare ad inserirli a fargli conoscere quelli che sono un po' i movimenti e, e, e la pratica del, del gioco delle bocce. Dopodiché, da questa, noi andiamo a toccare in 5 comprensori 400 ragazzini da qui escono quei ragazzini che vogliono approfondire e conoscere meglio il gioco e passano poi eh, sotto la responsabilità dell'istruttore per la scuola bocce, che facciamo due volte alla settimana a Cusinago il, il, venerdì. il venerdì e a Probaso il, il mercoledì. mercoledì, e da lì eh, poi riusciamo anche a tesserare qualche giovane. Però è evidente che il nostro movimento deve assolutamente. Ringiovanirsi, lo Andare dice la parola stessa. A, a <ride> è, è così, innovarsi e rinnovarsi, ah, sì, noi sì. lo continuiamo a ripetere. Mi ha dato l'assist appunto per chiedere a Pier Giorgio come sta andando eh, quello che è, da come dice il Presidente, il vostro principale obiettivo poi, portare i giovani, avvicinarli a questo sport. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare più giovani possibili. È dura perché non è. Il gioco delle bocce, purtroppo, siamo rimasti molto indietro con i giovani e adesso bisogna rifare tutto. E per fortuna sono anche eh, ho dei collaboratori bravi che mi aiutano. E adesso non sto a fare i nomi perché <ride> mi sfugge anche qualcosa, mi capiranno, penso. Li salutiamo comunque. Ecco, <ride> e, e niente, eh, cominciamo a andare a fare le gare. Cominciamo anche noi eh, nel VCO a fare delle gare mettendo assieme tutti i giovani del Junior Bocce no? che si fanno la competizione fra di loro con dei piccoli premi e così e speriamo di eh, averne ancora di più. Ecco. A proposito, eh, quello che stiamo cercando di fare è anche la collaborazione con la Lombardia per eh, mettere assieme nel prossimo anno un calendario di incontri che coinvolga sia i ragazzi della Lombardia con quelli del perché noi siamo nel Piemonte eh, siamo sì. minoritari quindi il Piemonte è a vocazione del, del volo quindi noi abbiamo un po' come riferimento eh, la Lombardia certo. Quindi ci, confrontiamo, ci Lombardi. confrontiamo con la Lombardia eh, anche sugli aspetti eh, regolamentari e quant'altro perché giustamente eh, Torino ha una visione, diciamo, Diverso, eh, privilegiata verso, verso il volo, certo. piuttosto che verso la A proposito di collaborazione, eh, Pier Giorgio, collaborazione eh, che arriva appunto con le istituzioni, c'è anche la collaborazione, penso che sia fondamentale con i genitori, eh, con i ragazzi che magari in poca percentuale, ma che continuano a praticare questo sport. Direi penso proprio... sia fondamentale il gioco di squadra per portarlo. Direi proprio di sì. Uh, ora come ora, i genitori seguono molto i ragazzi e, e sono anche abbastanza contenti nel vederli perché si approcciano adesso e devono anche divertirsi perché sono ragazzi. E nello stesso tempo, però, devono imparare. Noi gli facciamo vedere cosa e come dovrebbero fare, e, e diciamo che uh, c'è un bel seguito di genitori. Meno male, perché poi sono loro che fanno l'ultimo passaggio nel mandare i figli, eh, perché eh certo, senza se, di loro sarebbe se impossibile. Se il genitore non, non condivide diventa difficile. Con e anche è... le multidiscipline che ci sono mai, perché lo diciamo sempre una volta, c'era solo il calcio, il basket, adesso ci sono talmente tante discipline che portano via del tempo uno sport come il vostro che... Sì, poi c'è eh, questa eh, quest idea del gioco delle bocce che è un... Non, non è bello dire il gioco, è, diciamo da non più giovani, no, no, no. Lo diciamo sempre. Abbiamo, abbiamo aperto questa trasmissione dicendo: uno sport vecchio, ma non per vecchi, ma non per vecchi. Assolutamente, cioè, assolutamente. È questo da, è da sottolineare. Assolutamente, sono d'accordo con questo. quindi, situazione. bisogna assolutamente eh, ringiovanire i ranghi, assolutamente, portare più persone. Io eh, mi ricordo, ci pensavo stamattina, mi ricordo eh, non più tardi di no, vent'anni fa, insomma, non sono pochi, ma. Si riusciva a, a organizzare due gare la domenica, c'era una gara che partiva la mattina e poi c'era ce una no, che c'era la pomeriggio Ora non si fanno più gare uh, festive, almeno da noi, perché i numeri sono diventati eh, eh. risicati. È normale. A proposito di numeri, eh, chiedo Presidente eh, come sta andando dal punto di vista dell'organizzazione delle gare, dei tesserati. Eh, eh. So che voi fate tante gare durante l'anno. Noi abbiamo eh, 11 società. 261 tesserati. E normalmente abbiamo un calendario gare che, va tra, che organizza dalle 30 alle 35 gare all'anno, quindi siamo molto attivi. Siamo anche, siamo anche un po' innovativi. Ogni tanto proponiamo alla federazione qualche soluzione perché quando i numeri sono piccoli diventa un po' difficile gestire certo. tutto. Per esempio. Eh, la decisione della federazione di imporre le gare divise al possibile eh, non è che ci veda entusiasti e, e totalmente d'accordo, poi ci si adegua, eh, però noi ade con questa soluzione noi abbiamo eh, al massimo 8-9 campi per ogni gara con i nostri numeri. Sì. Eh, siamo anche in una posizione dove non è facile per chi eh, gioca nel, nel Comitato di Varese venire da noi e quindi abbiamo avevamo pensato ad una, a un espediente diciamo così, che era stato uh, um, consentito dal, dal regionale ed era quello di organizzare gare a due turni. Questo che consentiva... Uh, un primo turno dove venivano i soliti 8-9 campi e un secondo turno dove quasi se ne facevano altrettanti. Certo. Questo ci portava ad avere delle finali con almeno 16 eh coppie certo. o, o più individualisti. Il, eh, il nazionale ci ha detto che non è più possibile eh, organizzare gare in questo modo e quindi siamo, diciamo, non dico ridotti, ma siamo limitati ad avere finali con eh, 8-9 formazioni. La Bociova di Possaccio ultimamente ha, fatto una, una, ha introdotto una novità ed è, che è stata eh, diciamo così, ehm, condivisa dal nazionale ed è quella di eh, nelle, gare, nelle batterie serali non disputare più le tre partite eh, normali come sì. si faceva sempre, ma fermarsi alla seconda partita e disputare la terza partita la sera delle finali. Questo certo, consente in più. di avere un'affluenza maggiore e di avere un, diciamo, un contorno. È una buona a, soluzione. Una Ma consente a, a chi organizza la gara di terminare un po' prima e quindi avere anche dei risparmi su riscaldamento e illuminazione, certo. che poi sono sempre quelli che alla fine incidono, Beh, sì. e, e di avere una partecipazione maggiore a, alle finali. Poi, in fin dei conti, poi non è che si altera la gara, si eh, posticipa una certo. partita a, alla sera delle finali. Domanda per entrambi. Eh, Pier Giorgio. Eh, tu sei concentratissimo sul settore giovanile. C'è un altro settore in crescita, ce ne stiamo accorgendo. Eh, noi di Voce al Forum qui che è quello disabile. Di sì. eh, non so voi come vi state comportando in questo senso. Nella zona di Cannobbio c'è una squadra di disabili che sono seguiti da Marco Albertini. Marco Albertini. No, abbiamo avuto scusa se intervengo, ma eh... Un abbiamo buon... avuto, abbiamo i campioni regionali che hanno conquistato il titolo eh, di coppia eh, 15 giorni fa. Scusate, non eh, ci siamo neanche eh, messi d'accordo, vedi? No, è no, uscita eh, questa poi, cosa. Io eh, no, no, certo, allora certo, sono Anna, Anna Maria Carazzi e Massimo Costantino hanno vinto il, nella categoria standing, il standing medio il, il titolo di coppia, quindi poi parteciperanno ai campionati italiani. Eh, noi abbiamo eh, i un gruppo di tesserate sia nella Raffa ma anche nel, nel, volo. Eh, nel Paralimpico. Sono seguiti da Marco Albertini che è anche responsabile degli arbitri del, del nostro comitato e partecipano regolarmente anche ad eventi che si svolgono prevalentemente in questo eh, periodo nella zona di Torino. È un to settore comunque in crescita. Eh? E poi sì. ci sono le donne. Eh sì, un altro settore anche, su cui bisogna concentrarsi. ne abbiamo avute proprio qui eh, un paio di settimane fa due campionesse come Sefora sì. Corti e Barbara Guzzetti, donne giovani ce ne sono? Eh, donne giovani sì. noi che però adesso gioca nel comitato di Varese, eh, la Natalia Combi che ah, anche romano. lei è una convocata sì, con, con, per la Coppa Italia esatto, con il Comitato con di Bizzetti, sei e, e speriamo che torni da noi perché poi per rilanciare questo movimento abbiamo fatto un po' la panoramica per far capire anche alle persone a casa, agli appassionati, a chi si vuole appassionare a questo sport, giovani, settore disabile e donne, aiutano a riportare le bocce sì, sì. a un certo livello. Sì, no? Poi noi abbiamo anche donne abbastanza brave. Sì, abbiamo sì. partecipato alla capitale sì. del Comitato, abbiamo perso contro Lecco che poi mi pare sono i prossimi avversari di sì, esatto. Varese. Eh, però abbiamo messo assieme un, un bel gruppo di ragazze. Eh, C'è il commissario tecnico che è Mauro Alalossi eh, che ha preso veramente a cuore l'organizzazione e, e le, gli allenamenti, quindi abbiamo già in programma eh, serate di, di allenamento per eh, mettere assieme un bel gruppo e quindi ci riproporremo poi la prossima stagione. Ci vediamo ancora eh, per presentare sì. il campionato italiano juniores sì, che è, è una bella notizia, è sì, certo. un evento importante è molto, è sicuramente importante. per il movimento dal punto di vista... Non solo eh, locale, regionale, ma appunto a livello nazionale. Grazie, grazie ad entrambi. Grazie, a voi. grazie, grazie a voi. al Comitato VCO, grazie a tutti voi per averci seguito. Ci vediamo settimana prossima, come sempre, di venerdì intorno alle 21.30. Ma sapete che Bocce Forum è anche online eh, su Facebook, e so che siete in tanti a seguirlo. Grazie ancora, arrivederci.